Francamente, al momento di candidature che uniscano questa intera maggioranza, il Parlamento e il Paese, non ne ho vista neanche una. Aspettiamo. Mario Draghi? Vedremo, non sappiamo neppure se Mario Draghi sia candidato e disponibile, per la verità. Lo avete scritto molto, ne abbiamo ragionato molto, ma non per il momento... a disposizione delle istituzioni, lei non lo ha sentito. A disposizione delle istituzioni ne occupa una molto importante. Dopodiché, figuriamoci, abbiamo appoggiato Mario Draghi per diventare presidente del Consiglio e lo abbiamo fatto senza chiedere nulla in cambio. Siamo un partito neppure rappresentato all'interno di questo governo, quindi figuriamoci se vi è una pregiudiziale antidraghiana, anzi guardiamo a Draghi con grande favore come una risorsa della Repubblica, poi vedremo in quale ruolo. Mattarella non si tira per la giacchetta, ma c'è un ma, oppure per voi il discorso è chiuso? Però temo che lo chiediate alla persona sbagliata, nel senso che l'unica persona che può rispondere a questa domanda è Mattarella medesimo. Ho avuto modo di dirlo personalmente al presidente Mattarella, che lo voterei volentieri e lo rivoterei volentieri, è stato un grande presidente della Repubblica, ma mi pare che abbia escluso ogni disponibilità, quindi come tale mi sembra un discorso piuttosto ozioso.